come vivi la vigilia? C'è tensione oppure il più è fatto? Entrambe le affermazioni sono vere, cioè è vero che la serie è stata già girata, per cui i giochi sono fatti, ma è anche vero che c'è, come tutte le volte prima di un debutto, il nervosismo, perché comunque questo lavoro presuppone che ci sia un giudizio da parte del pubblico che vedrà il prodotto che hai fatto, per cui la paura di quel giudizio c'è sicuramente. Senti, il tuo personaggio è Filippo, che vive un amore complicato. Sì, io sono Filippo Biasolin, che è il figlio del sindaco del paese in cui è ambientata la nostra storia, che avrà un matrimonio di interesse e riparatore, perché nel frattempo la persona con cui si sposerà, cioè la secondogenita della famiglia Franza, è rimasta incinta. Quindi si sposano per ovviare a questo disastro che è successo, e anche perché c'è un interesse reciproco affinché questo matrimonio si faccia. Ma per le stesse ragioni, cioè per il fatto che non è un matrimonio dato da una reale scelta consapevole da parte dei protagonisti, cioè delle persone che poi si sposeranno, sarà destinato a naufragare, comunque ad attraversare periodi di grande crisi. E per quanto riguarda il mio personaggio, noi lo conosceremo completamente ignaro dei problemi e delle difficoltà del mondo, in età scolastica, figlio del sindaco, quindi di famiglia agiata, comunque caruccio, insomma scapestrato, molto spensierato, e lo lasceremo alla fine della serie, che avrà molti più anni, che è un'altra persona. Senti, la serie 1992 è stata un po' la svolta della tua carriera? Possiamo dirlo? 1992 mi ha regalato tanto. Tu sei senese, giusto? Quale contrada? Nicchio. Come è stato l'impatto con Roma? Perché tu ti sei trasferito per lavoro a Roma, giusto? Il salto è stato notevole, cioè Siena è un paese molto piccolo, sia geograficamente che come quantità di persone che lo abitano, è molto raccolto, anche se ha un'identità precisa, però insomma è un paesino, invece Roma è una grande metropoli, sia per le dimensioni sia per il fatto che è un crocevia di persone da tutto il mondo. I primi anni fu esaltante, mi piaceva tantissimo, mi piaceva pure il traffico sulla Nomentana, e adesso sto cominciando un po' a rivalutare la vita che si può fare invece in luoghi dell'Italia meno caotici, però all'inizio mi piaceva tantissimo Roma. Senti, io so che tu sei anche appassionato di calcio, da ragazzino hai giocato a pallone e giocavi in una squadra intitolata Gigi Meroni, giusto? Sì, giocavo in un piccolo club di Siena che era stato intitolato a Luigi Meroni, che era il giocatore del Torino che morì giovanissimo, ebbe una tragica fine, ma soprattutto incantò il pubblico per quelle poche stagioni che gli fu concesso giocare in Serie A. E niente, il mio allenatore era un fan sfegatato di Luigi Meroni, ha chiamato la società così. Era una società di Siena, di ragazzi, di bambini che giocano a pallone. Ti capita ancora di giocare con gli amici? Sì, ogni tanto mi piace giocare ancora a pallone, sì. Ovviamente non ho più il fiato nelle gambe, anche i piedi sono un po' storti, però mi diverto ancora, sì. Ho letto anche di una tua esperienza in Francia, giusto da ragazzino, con i tifosi francesi che addirittura incitavano gli italiani, ce lo vuoi raccontare? Quello sì, è un episodio che mi è accaduto. Andammo a giocare in questo torneo internazionale nel sud della Francia, alcune partite erano a Montpellier, altre ad Avignone, comunque giocavamo l'intorno e c'erano squadre dal Belgio, dalla Germania, dalla Francia stessa, e c'eravamo noi come rappresentanti dell'Italia. Il campionato andò benissimo, era una specie di mondiali, cioè ci sono i gironi, poi i sedicesimi, gli ottavi, superammo tutti i turni di eliminazione e arrivammo a giocare in finale contro il Paris Saint-Germain in uno stadio bellissimo da cui entravamo passando da sotto il corridoio, spuntavamo nello stadio, che per un bambino è una cosa che non ha mai visto, i campetti sono normali, invece entravamo dai sotterranei e vincemmo 1-0 contro questa squadra, giocammo molto bene in campo e c'è questo ricordo del pubblico che a un certo punto si mette a dire l'italiano, noi sentivamo questi italiani. Poi però ascoltando bene ci stavamo rendendo conto che stavano dicendo che giocavamo forte, stavamo andando benissimo, e considerando che in campo c'era il Paris Saint-Germain, forse anche per questo, perché con Parigi si odiavano, non lo so. Comunque fu un'esperienza, sentire il pubblico che canta per te e poi straniero, fu una bellissimo. Io avevo 10 anni, 11.